Buongiorno, buon pomeriggio, buon. Allora, innanzitutto mi scuso per la faccia di cazzo che ho, vabbè, sempre di che, però non ho dormito, sono un po' surrinco andante, però ci tenevo a fare sto video. Per colpa di quel bastardone lì, quello lì, che oggi è spento perché sinceramente è un po' nuvoloso, non è che sia sto gran caldo, c'è un po' di arietta, perciò non l'ho neanche acceso, però la colpa è sua. Sua! Ieri ho fatto il video assaggi del gelato alla Nutella. Io quando faccio i video, anche mukbang, non è che sto lì a guardarmeli prima di caricarli, li faccio e li carico anche perché non è che io faccio montature nei video, magari posso stoppare se devo fare qualcosa, come ieri ho stoppato un attimo perché avevo messo le patate a bollire e sono andata un attimo ad abbassare la fiamma. Però io li faccio e li carico, ma non me li guardo. Vi dico la verità, difficilmente io mi guardo i video che faccio, ok? Perciò ieri ho fatto il video e l'ho caricato subito. Quando ho visto il primo commento che mi veniva sotto a scrivere che il ventilatore si muoveva, non ci ho fatto caso, ci ho fatto una risata, ho detto vabbè, sarà il solito trollone, basta, non ci ho fatto caso. Quando ho visto che 2, 3, 4 me lo venivano a scrivere, mi sono fatta una domanda, ho detto fammi andare a vedere. Sono andata a vedere e in effetti era vero. Si vedeva il ventilatore che veniva in avanti e poi tipo si piegava. Allora, innanzitutto sfatiamo quei tre o quattro che dicono che c'era Dennis per terra che muoveva il ventilatore. Dai, per favore. Non siamo all'asilo Mariuccia. Cioè, secondo voi, io, anche se sentissi e vedessi ancora un Dennis, lo metterei mai per terra a muovermi il ventilatore. Cioè, perché? Per come? Cioè, se volessi inventarmi qualcosa, farei qualcosa di meglio, ma non a muovermi il ventilatore. Vi sembra? Dai, per favore. Poi, avendo un cane, avendo un lapo, secondo voi io ho per terra una persona che mi muove il ventilatore, il lapo non lo avreste visto per tutto il video saltare, correre ed abbaiare avendo una persona sotto che muove il ventilatore? No, lapo non l'avete mai visto perché io pensavo fosse sotto al letto, invece era fuori che al sole, che poi in ultimo ho visto la coda che si muoveva. Io pensavo fosse sotto al letto, figuratevi voi, ma fidatevi che se c'era tipo Dennis, ma anche qualcun altro lì che muoveva il ventilatore, lapo, lo avreste visto zompettare a destra e a sinistra abbaiando, perché lui avrebbe visto quella cosa lì come un gioco, vedendo una persona sdraiata per terra che muove, perciò l'avreste visto qua zompettare a destra e a sinistra al 100%, ok? Non sarebbe stato buono fuori a prendere il sole. Mi sono fatta delle domande anch'io su cosa possa essere stato il vento, magari il girar delle eliche che veniva avanti il ventilatore, non lo so. Tanti mi hanno detto, Mario, un ventilatore cinese che sotto hai due cose così, ma no, perché quel ventilatore lì non è cinese, l'ho comprato su Amazon e l'ho pure pagato 50 euro, ma sotto non hai due cosi, ho capito quale dite voi, perché ce l'avevo pure io quel ventilatore lì, che sono quelli che pesano poco e sotto hanno tipo così che balla tutto e pesa talmente poco che si muove. No, sotto questo ventilatore ha la piantana così rotonda ed è pure pesante, ok? Non ha gli affari così sotto sto ventilatore qua. Perciò non era quello. Io sinceramente sapete che io non è che credo a ste robe qua, non mi sono fatta più. Cioè, mi sono fatta una domanda, due, però non è che non ci ho dormito stanotte per sta roba qua, capito? Perché sapete che io non credo a queste cose qua e io penso che a tutto ci sia una spiegazione. Fino adesso non l'ho trovata quale sia la spiegazione del ventilatore, non l'ho trovata, però sono sicura che una spiegazione ci sarà, perché si è mosso, perché si è alzato, non so quale, però una spiegazione ci sarà. Poi ne è venuta fuori un'altra che io non la sapevo. A parte che, per dirvi, me ne fossi accorta di sta roba qua, ne avrei approfittato, non vi sembra? Cioè, quelli che dicono c'era Danny sotto, che l'ha mosso, cioè,
Se fosse stata una roba che l'avevo fatta apposta, non vi sembra che magari avrei messo il titolone a chiappa views? Cioè io se non me lo scrivevano sotto, io manco me ne sarei accorta, cioè manco l'avrei visto, capito? Se l'intento era quello, che avevo qualcuno sotto che me lo muoveva, avrei sicuramente messo il titolone a chiappa views con scritto mentre stavo registrando il video una presenza mosso il ventilatore. Cioè, non vi sembra che avrei fatto una roba del genere? Avrei messo il titolone per prendere un po' di visualizzazione in più? Non l'ho messo il titolone appunto perché se non venivano sotto a dirmelo, cioè io manco me ne sarei accorto, ma di fatti tante persone manco se ne erano accorte, eh. Magari uno se sta lì proprio a guardare se ne accorge, ma se uno guarda il video così tranquillamente manco te ne accorgi, capito? Perciò no, non c'era nessuno. Altra cosa che è venuta fuori ieri che non la sapevo, ma hanno detto che alla live che ho fatto l'altro ieri se ne sono accorti più di uno. Anche lì io me ne sono accorta di niente. Hanno detto che al minuto, ma non me lo ricordo, comunque se andate sotto al video sotto al video della l'assaggio Nutella e anche sotto al post che ho fatto, c'è qualcuno che scrive il minutaggio, perché hanno detto che nella live che ho fatto l'altro ieri sera, l'ultima che ho fatto, cioè nel minutaggio si sente una bambina parlare. Sono andata anche lì al minutaggio che mi hanno detto, e cazzo è vero, si sente la voce di una bambina parlare. Ma non c'era nessuno in camera, cioè non c'era. Io televisori non ne ho e non li tengo accesi perché sapete benissimo che altrimenti mi farebbe copyright nel video, perciò non potrei manco tenere televisori accesi, ma poi il televisore non ce l'ho, ok? La TV non era perché mio figlio era a dormire, ma anche perché io quando faccio le live la porta mia è chiusa. E la camera del mio figlio, come avete visto che ho fatto vedere casa, è in fondo al corridoio. Prima di arrivare in camera di Giovanni c'è la cucina, il bagno e la camera sua è in fondo al corridoio. Perciò anche se fosse, era impossibile sentire, capito, quello che si è sentito in quella live lì. E anche lì ho detto mamma mia, cioè ieri sera di fatti ho detto oh mamma mia, cioè tra il ventilatore, mo è venuto fuori pure dalla bambina che si sente, che non si capisce che dica o cosa, però che io poi non me ne accorgo neanche perché si sente proprio nella live che io cioè vado avanti a parlare, io proprio non me ne accorgo neanche, non l'ho proprio sentita, capito? Se vai lì con gli auricolari o a sentire proprio lo senti, però io quella sera che ho fatto la live, cioè io proprio non l'avevo sentita, non me ne ero accorta di sta roba qua, capito? Però c'è chi se n'è accorto perché magari uno ascolta la live con gli auricolari e si sente, perché io difatti ieri quando me l'hanno detto sono andata ad ascoltare con gli auricolari e si sente benissimo, non si capisce che dice, però si sente bene. E anche lì ho detto, vabbè, anche lì ci sarà una spiegazione, non so quale, non so quale, vi giuro. Non erano bambini fuori casa sicuramente, anche perché era mezzanotte, l'una di notte, perciò potete capire che non è che dici c'erano bambini fuori che giocavano in balcone o cosa, no, perché io ero sdraiata nel letto al buio, tutto chiuso e anche lì, vabbè, una spiegazione ci sarà, perché ripeto, io fortunatamente non è che prendo paura di queste cose. Perché in tanti mi avete scritto anche in privato, io avrei paura, fa bene dire la casa, chiama qualcuno, chiedi se magari c'è stato qualcuno che è morto in quella casa. Cioè, io capisco che ci sono tante persone che credono a queste cose qua, eh. Io fortunatamente, sapete che io proprio non credo un cazzo, cioè io non credo alle presenze, non credo a tutte queste robe qua, non ci ho mai creduto e non ci credo, ok? Vi ricordate che io vi ho raccontato già più di una volta che io dormivo una notte ancora quando abitavo a Trento e ho sentito una bambina parlare all'incontrario, non si capiva che lingua era. Mi sono svegliata con questa bambina che parlava e
ho detto vabbè, e mi sono riaddormentata, non è che sono stata lì a dire oh mamma mia, perché ripeto, io penso che a tutto ci sia una spiegazione. Quella del ventilatore, dirò, la devo ancora trovare la spiegazione, perché a uno che ci crede capisco che è inquietante. Perché io me lo sono rivisto e poi mi avete mandato gli spezzoni, l'ho messo pure su TikTok, mi avete mandato in tanti lo spezzone dove c'è il fattaccio, capito? E uno che ci crede capisco che può essere inquietante la cosa, uno che ci crede. Io che non ci credo, cioè non me ne fa né caldo né freddo, però uno che ci crede magari può essere inquietante, lo capisco. Vedremo se succede ancora. Io oggi è spento e lì fermo, non si muove. Oggi è fermo, non si muove. Dovrei andare in tutti i video che ho fatto per vedere se ancora è successa sta roba che magari si muoveva, per vedere se magari era un fattore, non lo so, non lo so, non lo so perché. No, devo ancora trovare una spiegazione, vediamo magari se succederà ancora. Mo, il fatto è che adesso sto sempre lì a tenerlo, a guardarlo. Cioè, da quando è successo ieri, io sto anche quando è spento, io ogni tanto lo guardo. Figuratevi voi che io l'ho messo. Allora, qua c'è la piastrella. L'ho messo per dirvi qua al filo della piastrella perché almeno me ne accorgo se si muove. L'ho messo proprio giusto, giusto, vicino alla piastrella, giusto, che dico almeno se si muove. So che era lì e me ne accorgo, capito? Cioè, mi è venuto. Ma non per paura, ma per curiosità, perché sarei curioso di capire il perché, il per cosa, il per come è successa sta cosa qua, capito? Perché allora mi sono successe due o tre cose da quando abito qua, a dire la verità. Ne ho parlato ieri sera con due o tre persone che mi hanno scritto in privato, perché io queste cose qua non è che le racconto in live. Cioè non mi interessa, capito, farci video dove le racconto, però in privato a due o tre persone le avevo raccontate che mi sono successe due o tre cose strane, tipo la porta dello sgabuzzino io la tengo sempre chiusa perché non c'entriamo quasi mai lì, se magari dobbiamo comprendere qualcosa, altrimenti è sempre chiusa, anche perché è una porta che si apre, cioè si apre da così e se tu la tieni aperta non ci passi per andare in bagno perché il corridoio non è tanto largo, perciò se la porta dello sgabuzzino è aperta, cioè non hai tanto spazio per andare in bagno e se vai con la luce spenta ci sbatti contro. Perciò per dirvi la porta dello sgabuzzino è sempre chiusa. E a me è capitato due volte di notte che andavo in bagno e mi sono trovata la porta dello sgabuzzino totalmente aperta. A Giovanni ho chiesto se l'aveva aperta lui e lui mi ha detto cioè dormivo perché poi dovrei andare in sgabuzzino, cioè perché dovrei aprirla, capito? Ecco, una roba che difatti ne parlavo proprio ieri quando è successa sta cosa qua in privato con delle persone, ho detto ma è successa sta roba qua, però anche lì sono robe che non è che ci faccio caso, capito? Ma anche in bagno mi è successo per dirvi una stronzata, ma anche lì ho dato vabbè, sarà andata in pala la luce. Sapete che ho quella lucetta dentro il water che mi è stata regalata, è un affare così, che cambia colore, che quando tu ti siedi per andare a fare i tuoi bisogni, sta lucetta si accende e fa il rosso, il verde, il giallo. È carina, ecco. Me l'hanno regalata e l'ho messa lì, però è carina da vedere, dai. Quando ti alzi che hai fatto i tuoi bisogni, vedi che cambia colore. Non so a cosa serva, però è carina da vedere, l'avevo, l'ho messa lì. Per dirvi, mi è successo due, anche tre volte che andavo in bagno e la lucetta era accesa, cambiava verde, giallo, ma non era andato nessuno in bagno perché c'ero solo io in casa. E quella lucetta lì ha fatto tipo una fotocellula, non so com'è, che si accende solamente se ti siedi sopra e poi ti alzi e allora si accende la lucetta. Però lì non era andato nessuno in bagno, ripeto, perché io non c'ero. Andata, mio figlio non c'era, era al lavoro e ho detto chi cazzo, chi come, non so, può essere che ho i fantasmi che vanno al gabinetto. Ci avrò i fantasmi, cazzo, che vanno al gabinetto, si sono seduti loro, sono andata al gabinetto e c'era la lucetta accesa. Cioè, ma sono tutte cose, capito? Magari stupidaggini, che però ieri appunto che è successa sta roba del ventilatore.
Mi hanno fatto pensare perché ho detto: oh, mamma mia, a me è successo quella della lucetta, è successo quella della porta. Mo se si mette quella della bambina e quel che. Cioè, capito? Ripeto, a tutto c'è una spiegazione. Perché a tutto c'è una spiegazione. Non so quale sia, magari del bagno o la lucetta. Gli ho detto: vabbè, sono quelle cose che magari vanno da sole così, capito? Può essere che sia andata in palla la lucetta e così. La porta aperta, boh, magari il cane, ho detto che è andato lì col musetto, l'ha aperta, anche se non credo perché proprio la chiudiamo qua, però io ho dato colpa magari al lapo, magari è andato lì col musetto, l'ha aperta, può essere. Ecco, sul ventilatore, su quello devo ancora capire il perché, il per cosa, ma ci arriverò a capirlo perché mo lo tengo sotto controllo, mo lo tengo sotto controllo, specialmente come quando è acceso, e eviterò i formati. C'ho il ventilatore assassino, c'ho il ventilatore che mi voleva far del male, mi voleva strangolare ieri, se non c'era il letto di mezzo, cazzo, veramente. Si è fermato perché c'era il letto, perché se non c'era il letto di mezzo, quello là veniva sempre più avanti, me lo trovavo qua dietro alla schiena come il dottor Norasara da quando mangi, che te lo ritrovi qua, che ti dice, capito? Me lo ritrovavo qua come un condor dietro, cazzo, sto ventilatore, ma mi veniva a strangolare il ventilatore, mi mollava le palle, mi faceva del male, non lo so, buttiamola sul ridere, eh. Vabbè, dai ragazzi, io mi faccio una risata su tutto questo. Comunque, vedremo se succederanno altre cose. Vi terrò informato. È che purtroppo quando succedono certe cose, cioè non è che tu c'hai lì il telefono per filmare, capito? Succedono, questa qua, vabbè, è successa durante il video, però le altre cose succedono, ma non è che te c'hai lì sempre che filmi. Perciò, vabbè, comunque. Vedremo, vedremo. Io vi mando un bacio, formato famiglia. Se vi va, mettete il like, iscrivetevi, datemi le vostre opinioni sotto, perché ieri ne ho sentite tante. Mi avete scritto in tante, mi avete detto che anche tipo Francesca Salici, mi avete detto, una di voi mi ha detto che una Francesca Salici gli era successa una cosa anche a lei anni fa dove abitava, che gli succedevano cose strane. Non so se è vero, comunque mi avete detto così, una Francesca Salici gli è successa una roba analoga. Poi mi avete raccontato di molte cose che è successo a voi, quella. Comunque, se vi va sotto, lasciatemi un commento se è successo qualcosa di strano anche a voi. Datemi una motivazione, come mai si è mosso, co cosa può essere successo, ditemi la vostra, ok? È che io vi dico la mia. Ciao a tutti.